Un altro pareggio a suon di gol, 2-2 contro il Monopoli, e chi la sente oggi? Mamma mia, chi è? Chi è che si lamenta? Zagongettina! Vuoi che musica mi c'è? Sì! Ma mi sembrava un heavy metal questo qui. Me li ricorda? Sì, me li ricordo. Di Puppo, sono di Puppo. Ma quale di Puppo? Che so sti di Puppo? No, mo, che so di Puppo? Di Puppo, che piace a me figlio Betto, io di niente da. Quindi la cantona che si lamenta, come a mia figlia. Erano i di Purple. Ma se posso, Nicolameo. Si può, si può. Pareggiamo con di specie di spagnolette, Romanopolo. Lo so che lei non si capacita. Ma sì, mia, ma avessimo venduto. Ci possiamo riposare, eravamo seconda. Secondi. Appunto, ora delle macchine a giocare a cose. E possiamo restarci però, dai. E giù chi? Quando faccio un nome, no. Il giudente pare con Cicuppa. Non ha colpe. Non capisco niente. Ma chi? Dimmi. Ho capito con chi ce l'ha. Vabbè. Il nome di casa con Battolomere. È la vecchiaia forse. Invece questo pareggio con Monopoli. Con Monopoli. Anzi, perché là tutta, come dice l'amico mio, Zugualtiero. I polli fanno. Siamo stati polli. Ma no, veramente. Poi come sembri Ciucristiano. Chi? L'amico mio Ciucquartiero. Ciucquartiero. Ha una definizione spicciata per questa squadra. Ah, una sì? Squadra sconciurrutta. Il Trapani adesso è sconclusionato. Nga. Ma vabbè. Ma uno può dire, vabbè, secondo terzo non è buono. Scelto che è buono. Non è che dico che è cosa rittare. Però manco a sto punto. Ma che saggio. È l'11° pareggio che abbiamo fatto. Ma se vabbè che abbiamo una poca assente. Ma no, due volte mandaggio, due volte pareggiate. Ma è un copione già provato questo. E da difesa con si può tagliare. Ma c'è mia, che là che è tagliando. Ma c'è mia. La difesa del Trapani. Un mosso, pare un mosso. Ma c'è mia. La difesa un mostro. Arriva la palla gioco, si confondono. Tutto ha preso pallone e che non si risegna. Ma che faccio? E c'è sempre uno che ha visto a mettere a posto queste cose. Ma non faccio un nome. No. E non dice niente. Ogni padre ha detto cosa. Ma quindi che faccio? Lei ha deciso di non fare nomi. Poi vi ha segnato Morano. Jacopo, primo sì. Primo gol, bello. Bello il gol. E poi chi ti hanno pareggiato, gli si chiama Marrego, che ha Cologne, da, come si chiama chi tu che casa si trenocchia? Vabbè, dai. Corape. Corapi si chiama, Corapi. Vabbè, mischino, aveva fatto bello, io mi ho fatto corso, mi ho fatto, niente. È il primo gol di Francesco. E poi, rampidetto che avviene i nostri davanti, se ne mangiarono con là. Avevano appetito, sì. No? Pensa a pezzi, mi ha partito a fare 5:30, ed è... Facciano la merentina, hanno pane e panelle, si mangiano i colla. Sì, sì, pane e panelle fanno le reti belle. Nando, sì. Siamo essere sportivesi, giusto? Sono con la mia, essere sportive, tifose, ma prima sportive. No, avevo capito, sportivesi. Certo, quindi ci facciamo le complimentitudini a Leccio, che c'è una Serie B. Il Leccio in Serie B. Finalmente c'è le scio. Finalmente, dopo 6 anni. E così non le vamo in mezzo e speriamo, non si possa avere macchina d'anno, facciamo camarelli, se è possibile. È sportiva lei. Poi avremo... Cosa succede con questa pollisa dei playoff? La pollisa, che è sta pollisa? È una lotteria, la pollisa, certo, perché ce ne squadre. Ah, ho capito. Forse è importante arrivare secondi, ho fatto, perché avessimo tassissimo nei quartesimi di finale, direttamente. Nei quarti di finale, sì. Però ogni altro, siccome siamo a squadra di Babbo Natale, facciamo il regalo, sì, a tutti. Babbo Natale, certo. Con la barba bianca magari. E tu che tu con faccio un uomo non ci regna, ma ne si va, tenia. È arrabbiata. Io per dirla a lei. È arrabbiata lei. Se fosse la presidenta lo Trapani, sa perché poi ci sei. Che cosa? Non c'ho conto. Cosa? Siamo messi tutta squadra. Sì. Un massaggiatore, un dottore, preparatori atleti. Tutti a rapporto. A tutti. Sì. Pure con l'allenatore. Sì. Li mettessi per di mesi più lungo in un centrocampo provinciale. Tutti in fila, sì. E principiasse a tagliarli in zicco all'occhio a uno per 5 minuti. 5 minuti. Sapi come con mano una tappina e con un'altra mano una scimmia. Occhio di ferro, senza sì. Dire niente, 5 minuti così. E poi ci decisse a uno. Dato che non avete arrivato seconde, sì. Ora... Sì.
fino a che il mio canta cosenza. Sì. State a Paniruro e Tumazzo Scaruto, niente ristorante. Tumazzo Scaruto. Certo. Poi, anziché giri nell'albergo, rumiti ne tauluna di legno. Dai. Se avete figlio, vi infilate in un sacco peluso. Nel sacco a pelo. Che duro gambetto, sacco peluso. Sacco a pelo. Si chiama sacco a pelo. Ma se può. È una punizione. E poi, come discorso finale. C'è pure il discorso. Se non mi arrivate secondi, vi arriva ciascuno di viaggio bello 5,55. Sì, ambo sulla ruota di Cosenza. Ma che è? No, lo sapete che è? Ma che è? No, non è il numero di un carolotto. Che dice? Ma perché lei di quelli pigliò mai 5,55? Ma manco a tombola, Leopoldo. Ma come si chiamano italiani? Ma c'è mia. Annate. Annate. Funciatuna. Funciatoni. Boffe. Ah, schiaffi allora. Schiaffe, schiaffe. Su chi si chiama? Bisogna prenderli a schiaffi. Ah, sì, così. Ma si calmi, sì, concettina, è una certa età. Sapete so come viene in mente quando prendo da panetta? Che cosa pensi? Ma capistretta buona Maria Chinomeo. Suo marito Iachino. Devo madre la moce da tua. Che tradotto in italiano significa requiem eterna alla sua povera anima, giusto? Devo madre la moce da tua. Sì, ma lei lo dice molto meglio. Il capistretto. Cosa? O scecco, ogni care saita. L'asino dove cade si alza, in che senso? Per dire, mi spiega. Fascisti fetto e ora cerca di rimediare. Ah. Perché se fanno un partito in buona casa. Tania, non può essere che la settimana dopo fanno feto. Qualche cosa non quadra. Quindi, non quadra. Saresti come un scecco. Alzati! Alzati e cammina, ah, come Lazzaro. Del resto sono con la mia. Mi dica, Zaconcetti. Non si deve mai perdere la speranzitudine. La speranza è l'ultima a morire. Certo. Sì. Uno vettere pure da, chi di lui da, se ne tra mano, Kim e Muno, Kim e Muno. Kim e Muno, chi sosti che no, questo, ma chi? Mi hanno sciarreato per l'esca dei pesci. Si sono arrabbiati per l'esca dei pesci. Ma andate a prendere. Non focalizzo, ma, no, sì, sì, a pescare. A pescare. A Ronciglio. A pescare a Ronciglio. Chi è con l'esca, l'esca? Chi da buona qua? La Tremolina, sì. La coreana. Ah. No, si sciagliano. Chi tiene una coreana sì. Su notte giù su? Si sciagliano per l'esca. Sì, la Tremolina coreana. Ma che dici? Ah, ma che so? Che faccio? La politica internazionale hanno fatto pace. Ma stretta la mano, che bello. Chi dà un ozico, Kim, Kim, che è un bubo, vale, che era un bubo. Kim, un bubo. Ma poi dopo, a scoppo, proprio storico coreano. Ah, sì, uno. Ma lei lo sa perché fece lo pace all'ultimo? No, sì. Non lo so, perché, me lo dico. Si misero in mezzo Trump e Putin. Trump e Putin? Sì, tutti e due. E ci dissero, ovvia di lui facite pace, ci dissero a Kim e Muno, oppure sì? Vi mandiamo uno che vi conza. Uno che vi conza, sì, che vi mette d'accordo. Allora, ci fece la birra, furtanno che ci fece la birra, la fotografia, di allenatori in Utapani, e ci dissero, cercate di fare pace, ma se no vi mandammo a chiesto. Ha deciso proprio di non nominarlo. Un altro la trovavano per i peride. Ah sì. Ah, ma si calmi, Zaconcettina, si calmi. Ora ti voglio dare una notizia. Che mi deve dire? Lo sai come telefonarti da? Chi le ha telefonato? Il signor professore Alessandro Calori. Le ha telefonato mister Calori? Certo. Lui? Mi telefonavo. In persona? Mi disse che Utapani pareggiavo perché uffici per mia, ma se io ho una via niente di rumogliare mi quando telefonava lei. Ah, l'ha fatto per lei. Vedi che affettuoso come ha un insieme. Fermatemi una sera, fermatemi, fermatemi. Sai, Concettina, si deve calmare lei. Io posso pensare, sicuramente posso pensare, ma ho mai filo a digerire il suo maleggio, ma filo, perché eravamo secondi. Eravamo secondi, e il Catania ha perso. Allora, signor allenatore, che non faccio il nome. Neanche il cognome, sì, allora. Che se non arriviamo secondi, sì? Ti muzzi con le orecchie. Gli morde le orecchie. E te la fa pizzata intera in una ricca che pignolia. Ma come un orecchino. Mi raccomando, e sta attento e ci dice a tutti che non potete farvi la scoccia scoccia. Farve la scoccia scoccia, che vuol dire? Che vanno a dire, vanno a dire che se non potete cercare di fare finta con succede niente, quindi state attenti, ma se no vi muzzichirete a tutti quanto siete. Ah, gli morde con la dentiera a tutti, va bene. E poi sono con la mia ora cerchiamo di preparare la partita. Prepariamola questa. Tutti, giocatura, cercate di giocare come facete a Catania. A Catania, sì, sì, sì. Che arrivare secondo in bottante, perché io voglio ir a Pescaro. Il 16 giugno io penotai già a carrozza che cavalli che mi porta a pescare. Sì, a pescare in carrozza. Perché ricordatevi che nei playoff, come riuscì a De Coubertino. De Coubertin, sì. Che tutte le Olimpiadi, sì. Sì. L'importante nei playoff è vincere, non partecipare. Ah, diceva così lui. Ha fatto con la mia, come sempre. Mamma mia, di nuovo i Deep Purple. Ma questa la conosco, eh?
Questo è forte. Forza Giappone, forza Giappone. E vai! Forza Giappone, forza Giappone. Forza Giappone! Eccolo qua, acuto finale, Zagoncettina con Smoke on the Water, va bene, era arrabbiata, non l'ha mandata giù questa partita col Monopoli, questo ennesimo pareggio. Beh, speriamo bene a Cosenza, speriamo soprattutto che sia un banco di prova per questi playoff, speriamo di arrivarci secondi, bisogna vincere ovviamente a Cosenza, lo sappiamo. E se non vinciamo, dobbiamo ancora una volta aspirare nello scivolone del Catania. Staremo un po' a vedere. Per il momento con la Zagoncettina è tutto. Vi ricordo che queste nostre telefonate, tutte quelle che abbiamo realizzato negli ultimi 3 anni con la Zagoncettina, le trovate anche su YouTube, perché il nipote della Zagoncettina, Beppino Tartaro, che saluto e ringrazio per l'enorme pazienza che ha con questa vegliarda, prende l'audio e poi lo trasforma in un filmino, un videoclip con le immagini e i sottotitoli, che sono importanti magari per coloro che non conoscono esattamente e perfettamente il trapanese stretto come quello che parla la vegliarda. E dovete cercare su YouTube, col motore di ricerca mettete Zagoncettina e trovate tutto quello che cercate. Noi torneremo con le tappinate mercoledì prossimo. Avete ascoltato Cuore Granata Caffè. Cuore Granata Caffè, un programma curato e condotto in studio da Nicola Conforti. A tutti, grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima.